ready? Let's go. Let's go. Eccolo qua. Siamo! Siamo! È bello! Sono appena andato a sbattere contro un mega ragno. Cheers! Viva! Ma ce n'è ancora? No, questo è finito. Prova con l'Hendrix. Questo è finito. Beh, se l'Hendrix non è impossibile. Ah, è finito anche questo. No. Dai, sarà un liquore alla nocciola, tipo, Leo. Per me? Pasta condita. Chef, allora, cosa prepariamo stasera? Stasera prepariamo i pesci al cartoccio. Cosa abbiamo? Branzino, orata e sgombro. Uno per tipo, siamo in tre. Assaggiamo tutto. Questo. Allora, mi servono. I pomodori ce li ho? Non so se li ho presi. Anche sto giro abbiamo dimenticato qualcosa. Rosmarino, salvia e timo. Direttamente? Dal giardinetto qua fuori. Mettiamo il melograno allora. Sì! Bello dolce. No, non so se metterli a pezzettini. Tac, perfetto. Che babbino. Le lasciamo un po' aperto sopra. Uno è pronto. Ah, così proprio. E allora dell'orata. Tac. Ancora che sparano fuori. Salt. Guarda. Tanto il pesce per mostrare che gli serve. Buono. 3 su 3. Fatti. E now? Li mettiamo su sulle bronze. Parte la plastica, cazzo. Questa? Anche quella lì, guarda lì. Oh. Pronti, via. Pronti, via. E uno? Questo è in centro. E due? Questo lì. E questo. E re! Hai mai visto cose del genere? No. Nella tua vita? Sinceramente no. Solomon. Sei!
Sei, stai io, stai io. Dighe bang. Pane. Come tagliare il pane? Sì, è l'ora. Qua sopra. Mamma mia. Facciamo così. Non so quanto possa scottare, che lui lo tocca comunque le mani così liberamente. È giusto. Allora, ho il vapore. Tocca. Che bende, bende. Qua è giusta, dovrei dare di là, ma sì, sembra cotta. Allora qua, come si frigola bene? Wow, occhi spini, eh. Occhio, occhio! No, sale. Resentin. Viva per il Resentin! Viva! Intero. Dica ben. Andrea, non cambiare mai, ti prego. Mai. Branzischio con... Melo Grischio. Eccolo qua. È lui o non è lui? Era che Lucio Dalla, no? No, scherzi, Lucio Dalla. Tira via sta l'iscritta che vediamo ben come che l'è. Para che ben col pes. Butta, butta me ben. Para che pes. Para un po' qua. Con gli amici, comunità. Com'è il pesciutto? Molto buono. Una bisle. No, dai. Porto il rosmarino alle salvie. Thank you.
Ok, welcome back, sono Leonardo e vi do il benvenuto nella parte finale del video in cui ho il piacere di darvi qualche dritta a proposito dell'escursione fatta e condividere con voi curiosità e consigli riguardo l'uscita. L'escursione inizia da Selva di Zeiss, dove abbiamo lasciato l'auto poco lontano. Siamo nel parco naturale delle Dolomiti Friulane. Il nome del sentiero è Trois de Volt, che in un'ora, 1,5 km e 340 metri di dislivello ci condurrà alla casera di oggi. È un giro semplice con una pendenza costante che richiede un passo sicuro. Nei pressi del parcheggio è possibile rifornirsi di acqua presso una fontana. Iniziamo a camminare da Glera di Zeiss, dove veniamo subito fermati da un militare che ci fa fare retrofront vista l'esercitazione in corso. Decidiamo allora di portarci sulla destra e salire da un piccolo sentiero locale che evitava perfettamente il poligono di Cao Malnisio e le vedette da cui eravamo intenzionati a salire inizialmente. Il sentiero sale con pendenza costante mentre dall'altro lato si sentono gli spari delle mitragliatrici in lontananza. Ah, proprio i suoni della natura. Dopo 300 smitraglianti metri di dislivello, arriviamo nel pianoro in cui è situata la casera e finalmente riusciamo a goderci un po' di pace. Per chi fosse interessato alla traccia GPS, lascio qui sotto in descrizione il mio profilo Komoot, dove potete trovare tutti i miei giri. Raccomando sempre prudenza e di non prendere questi video come verità assoluta, bensì di informarsi sempre riguardo il percorso e studiando a fondo l'itinerario. Portiamo sempre il massimo rispetto per i luoghi che visitiamo e abbiamo cura dei bivacchi e strutture che ci ospitano, non abusandone e mantenendoli sempre puliti e in ordine. In descrizione trovate le musiche e l'attrezzatura utilizzata, oltre che il mio profilo Instagram, dove vi tengo aggiornati in tempo reale su ciò che mi succede e spoiler delle future escursioni. Ringrazio i Patreons e i supporters del canale, grazie per la visione e al prossimo video.